Allora, abbiamo un topic veramente molto bello, conoscere una ragazza come il tuo cane. E vai, tu cazzo, te ne posso Io questa raccontare tutti i estate ho colori. rimorchiato tantissimo con il mio cane. Ottimo. Allora, però, adesso è, diciamo, la versione maschile, cioè, come fare per... hai un cane e vuoi attirare l'attenzione e quindi conoscere. Io non ho mai avuto un cane, però Ok. immagino che... Più il cane è bello, più è Sì. cucciolo, Sì. più è un casino. Sì. Cioè, allora, secondo me fa tanto il tipo di cane che hai. Quindi, cioè, a me è capitato proprio di fermare persone, cioè ragazzi, non magari perché, cioè perché magari mi piaceva veramente il loro cane, però secondo me avere un cane comunque è abbastanza carino, cioè non serve per forza avere un cane di razza, però anche avere un bel legame, portarlo in giro, essere molto affettuosi, cioè è un lato che secondo me una ragazza ricerca in un ragazzo, anche perché magari non lo so, ci sono ragazze che magari pensano, si fanno mille sovrastrutture, dicono no, lui è il ragazzo della mia vita, pensano già ad avere figli con lui, dicono no, sì, ah, tipo, è tipo così col cane, allora sarà perfetto. E quindi secondo me vedere un ragazzo che comunque ha la responsabilità, ha un cane, quindi pensi che è responsabile. Un Sì, ragazzo così. sì. Poi il fatto che lo porta fuori, quindi che si prende cura di lui e quindi, tra virgolette, ti fai anche un po' un immaginario di com'è in una relazione, perché è tutto lì, nel senso uno poi se deve scegliere un ragazzo lo pensa nella relazione con sé. E quindi fa tanto. Poi molto spesso, cioè, uno porta fuori il cane da solo con gli amici, diciamo che se vai da solo è molto più facile che una ragazza magari anche con la scusa di accarezzare il cane quando è cucciolo è il momento, diciamo, perfetto Come per... fai, Leti, come fai la transizione Sì. e farla in maniera naturale dal fatto che tu hai un cucciolo di Esatto, Labrador? guarda, hai Ok, stai indovinato. praticamente... Il tuo cane? Ok. Sì. Sei per strada, tu uomo però, cioè tu nel senso ipotetico, tu ragazzo, un ragazzo, hai un cane, va per strada, la ragazza lo ferma, quindi tu fermi Cioè, lui. diciamo non per strada, comunque magari al Va bene, parco. tu Parco è il fermi il luogo. cane, fermi lui col cane, accarezzi il cane, come fai la transizione Tra il cane e il tra il padrone. fatto che lei sta accarezzando e il fatto di rivolgere la parola e quindi magari parlare? Cioè, che cosa fai? Fai una domanda, fai Sì, un vabbè, molto commento? spesso uno chiede, non lo so come si chiama il cane, quindi Ok. magari poi uno dice cavolo bello, originale, l'hai scelto tu il nome, quindi si inizia poi a parlare magari del tuo rapporto con il tuo cane, il tuo cucciolo, insomma, quello Ok. che è. E lì magari inizia una sorta di, magari anche tu hai un cane, quindi stai approcciando con lui perché avete lo stesso tipo di cane, piuttosto che anche io ne vorrei prendere uno, ma com'è gestirlo? E quindi magari spostare la conversazione inizialmente lì e poi che ne so, magari dire caspita, la prossima volta che cioè, se ti serve una mano col cane, la prossima volta andiamo a fare una passeggiata. Allora, ha detto una cosa giustissima, cioè di rimanere da principio sulla sfera animali, la sfera cani in questo caso, animali domestici, questa sfera qua, quindi dibattere 5, 6, 7, 8, 9 minuti fino all'esaurimento di quell'argomento su quel tema là. Poi mi sposto Sì, e anche perché quindi... sennò diventa, cioè, una cosa innaturale, nel senso io non mi immagino che un ragazzo vada in canile piuttosto che a scegliere un cane perché vuole rimorchiare, però anche soltanto magari io posso vedere un bel ragazzo e dire caspita, cioè tutti noi magari nella vita vediamo in metropolitana piuttosto che al parco un bel ragazzo, se ha il cane è ancora più facile andarlo a approcciare, nel senso magari a me del suo cane non mi frega niente. Però voglio andare a parlare con lui, comunque, e non posso andare lì a chiedergli tipo posso accarezzare il cane e poi mi dai il tuo numero, cioè, Chiaro, mio chiaro. brutto. C'è una grande aggetto continua, continuano qua, è inutile che metti transizione, non ce ne frega un cazzo, hanno fortunato. Quindi diciamo sì, deve essere tutto abbastanza naturale, un po' come quando si esce al primo appuntamento e si fanno delle domande, cioè si parla molto, si fanno molte domande sull'altro cercando di dare, cioè, un Ok. contesto Sì, alla ci sono, ci sono. situazione. Se la ragazza ha il cane... È ancora più top secondo me perché se in due, se tu stai approcciando, non lo so, un No, tu non ce ragazzo, l'hai però, cioè io non ah, ce ok, tu non ce l'hai, io ce l'ho. Sì. l'ho, allora è ancora più semplice. Cioè, secondo me sarebbe bello nel senso il ragazzo può sfruttare questa cosa e dire, non lo so, guarda, io andiamo a passeggiare in montagna, porta il cane perché può essere una, cioè, nel senso, io non ne ho uno, Aspetta quindi, però, qua parliamo del primo approccio, cioè ah, il ok, primo approccio, scusami. sì, il primo approccio per strada piuttosto che in un centro commerciale, piuttosto che qualche parte. Quello che io reputo sensato è...
concentrare la tua attenzione solo sul cane, cioè proprio No, vabbè. in una maniera proprio energica quasi, quindi farti coinvolgere dal fatto che sia un cuccio, cioè accarezzare eccetera, e poi rivolgere la parola, e partendo sicuramente dal nome, che fa sempre Sì, secondo effetto. me poi è facile, cioè nel senso, è una domanda easy peasy. Poi cosa fai? Cioè, molte volte funziona, dimmi cosa ne pensi tu, proprio il soddisfare curiosità Sì. mie, vere, sincere, circa il cane. Cioè, se l'ha preso in un allevamento, Certo. che tu volevi, vuoi prendere ormai poco tempo, e quindi come se lo gestisci? Cioè, sono Certo. cose troppo invadenti da dire subito No, secondo oppure no? me no, anzi, secondo me fanno piacere perché comunque chi ha un cane, cioè, lo mette in conto. Nel senso, io nel momento in cui ho preso il mio cane vengo fermata spesso, Ok. quindi è una cosa che metto in conto e mi fa anche, tra virgolette, piacere, cioè nel senso preferisco che piuttosto che, non lo so, sono a ballare con le mie amiche e arriva uno a ballarmi addosso, preferisco che se deve approcciare con me, magari parliamo di cose che abbiamo anche di più di cui comunicare. Sì, E sì. comunque poi, secondo me, anche come appuntamenti è interessante quello che può nascere poi, perché comunque non lo so, molto spesso ci si incontra all'aria aperta, quindi se qualcuno approccia con noi mette in conto che siamo magari anche delle persone sportive, quindi magari si va a fare cose più particolari. Secondo Sì, me è molto ma è ancora cucciolo il interessante. tuo labrador? No, no, ormai 7 anni, però tutte le volte mi fermano per chiedermi se è un Ancora? cucciolo, sì, perché è rimasta un po' piccolina, non lo Come si so. chiama? Maya. Ma l'hai preso in allevamento? No, l'ho preso da un privato, da una ragazza che aveva una cucciolata. Sì. Sì, Come, soddisfazione? ma quest'estate tra l'altro ho conosciuto un ragazzo che ero al lago con il mio cane perché la porto al lago a nuotare e i nostri cani tipo hanno fatto amicizia in realtà e quindi poi ci siamo incontrati e Ok. poi questo ragazzo mi ha lasciato il suo numero, non l'ho più rivisto perché poi sono tornata a Milano, però Caspita. cioè succedono un sacco di cose con i cani, è Bello, bello, bello. Io ho interessante. visto, dopo che ho visto Io e Marley, non l'ho più È avuto. bellissimo quel film, l'adoro. Cioè, sofferente. Io prima del mio Labrador attuale avevo un altro cane, quindi ho vissuto anche quel dramma, Quando diciamo. sono piccoli sono veramente belli, Sono Labrador. bellissimi, sono bellissimi. Pensa che a me l'hanno regalato il giorno della maturità, tipo avevo lo scritto di matematica e sono uscita, cioè non vedevo l'ora di consegnare sto compito, quindi a un certo punto l'ho consegnato e c'era fuori mio fratello che mi aspettava col cane, col fiocco rosa e tutta la scuola in quel momento, tipo, Eh posso beh, prenderlo in braccio, bellissimo. ma quanto rimane piccolo così? Poco. Allora, fai piccolo piccolo 3 mesi, pochissimo, perché poi, cioè, cresce smisuratamente, però per 6 mesi rimane abbastanza piccolo da prenderlo in braccio. Poi dopo comincia a diventare, adesso il mio cane pesa quasi 30 kg, quindi è Minchia, pesa pesante. più di me, ragazzi. Ragazzi, ci si vede, buonanotte. Ciao!